Benvenuti a tutti a questa prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Francavilla al Mare. Un saluto alla segretaria comunale, che sono tanto contenta di rivedere, e possiamo procedere all'appello. Luisa Eberusso. Presente. Francesca Buttari. Presente. Maria Cristina Castagna. Tiziano Chiola. Gabriella Corrado. 17:58. Mirko Di Muzio. 17:58. Mario Gallo. Antonio Iurescia. Presente. Massimo Nunziato. Presente. Luca Paolucci. Presente. Antonio Mauro Sudimini. Roberto Angelucci. Sì, vabbè, rifacciamo l'appello, no? Giovanni Angelucci. Rocco Cappelletti. Daniele De Mario. Pierpaolo Paolini. Livio Sacchese. Ecco Roberto. Un minuto, aspettiamo. Sulle 18 non verrà. Benvenuti a tutti, sono le 18 e prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno volevo dire due parole. Innanzitutto che sono onorata di presiedere questo consiglio comunale come consigliere anziano. Si apre una nuova consigliatura per Francavilla e il primo benvenuto è ai consiglieri eletti per la prima volta. Ben trovati ai consiglieri con cui lavoro da tanti anni. Si chiude la competizione elettorale, che è il luogo per antonomasia dello scontro politico, ma oggi inizia una fase nuova, la fase in cui io sono certa che lavoreremo tutti per il bene di Francavilla, per farla più bella e più accogliente ancora. Prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno, io voglio fare i miei auguri di buon lavoro alla prima sindaca donna di Francavilla al Mare, Luisa Russo. Che ha vinto questa competizione elettorale, che ha dimostrato di poter essere una ottima guida per questa città e che già, fatemelo dire, dai primi giorni di questa amministrazione ha dimostrato di potersi fare carico del futuro di Francavilla, che è vero opereremo nel segno della continuità, che è un elemento importante, ma io sono certa che ci saranno tanti tanti elementi di novità, a partire dalla giunta comunale, che saluto, ringrazio e a cui auguro un buon lavoro. Possiamo passare al primo punto all'ordine del giorno. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale di cui al capo 2, titolo 3, parte prima del testo unico 267 del 2000, surroghe degli eletti nominati assessori. Allora, prima di passare alle surroghe, io volevo dare lettura che non sono state segnalate cause di ineleggibilità o incompatibilità a carico del sindaco o di taluno dei consiglieri eletti,
che fino alla data odierna non sono state sollevate questioni di inconferibilità, ineleggibilità o incompatibilità nei confronti dei consiglieri proclamati eletti. Le dichiarazioni sostitutive pervenute agli atti d'ufficio dei succitati eletti, attestante l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità o incompatibilità, e ne prendiamo atto, e prendiamo atto anche delle verifiche poste in essere dall'ufficio. Si dimettono in quanto nominati assessori dal sindaco Luisa Ebe Russo, la signora Valeria Spacca, il signor Williams Marinelli e la signora Cristina Lapino. Quindi entrano per surroga per la lista Alleanza Democratica il signor Antonio Iurescia, in luogo del consigliere cessato signora Valeria Spacca. Per la lista Antonio Luciani 21-26 il signor Antonio Maria Solimini in luogo del consigliere cessato signor Williams Marinelli. Per la lista Partito Democratico il signor Mario Gallo in luogo del consigliere cessato Cristina Rapino. Preso atto delle nomine degli assessori e delle surroghe, il nuovo consiglio comunale è composto da il sindaco, avvocato Luisa Ebe Russo, Tiziano Chiola, Maria Cristina Castagna, Antonio Iurescia, Francesca Buttari, Mario Gallo, Mirko Di Muzio, Antonio Maria Solimini, Luca Paolucci, Massimo Nunziato, Gabriella Corrado, Roberto Angelucci, Pierpaolo Paolini, Giovanni Angelucci, Rocco Cappelletti, Daniele Damario e Livio Sarchese. Questa delibera va votata, intanto fatevi un applauso perché questo è il nuovo consiglio comunale. Fatevi un applauso. Questa delibera va votata e ne va votata l'immediata eseguibilità, quindi intanto votiamo la delibera, votiamo prima chi si astiene, chi è favorevole, chi è contrario. Ci siamo? Votiamo l'immediata eseguibilità, chi si astiene, chi è favorevole, chi è contrario, nessuno. Possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno, che è un punto molto importante e che è il giuramento del sindaco, avvocato Luisa Ebe Russo, a cui passo la parola. Ti devi accendere. Buonasera a tutti. Allora procediamo con il giuramento leggendo la frase che ora non la trovo. Numero 2. In piedi. Allora, io, Luisa Ebe Russo, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Volevo approfittare per fare un saluto a tutti, ai membri del Consiglio Comunale appena insediatosi, agli assessori qui presenti, ai cittadini presenti, ai cittadini che ci seguono in streaming. Volevo ringraziare anche i candidati che non sono stati eletti come consiglieri e i sostenitori, con l'auspicio che continuino a partecipare alla vita della nostra città e a collaborare per la crescita di Francavilla. È un momento importante e ho già percepito un grande entusiasmo intorno alla squadra. Spero che questo entusiasmo si trasformi in energia e lavoro da dedicare al nostro territorio. Usciamo da una fase di pandemia importante nel quale abbiamo tanto da lavorare e i progetti sono tanti e quindi credo e auspico che ci sarà un lavoro comune con maggioranza e minoranza, con una critica, un'opposizione costruttiva, ma sicuramente sempre nell'interesse della nostra città. Quindi spero, insomma, sono qui oggi onorata e ho l'onere di rappresentare la città
sono il primo cittadino, grazie al voto espresso dagli elettori, sono il primo cittadino della città, ma continuo ad essere cittadina tra i cittadini, ad ascoltarvi, a sentirvi, e tutti noi, consiglieri, assessori e me compresa, avremo l'onere e l'onore di rappresentare, di ascoltare, raccogliere le vostre richieste, ascoltare le vostre voci ed essere la vostra voce sul territorio. Quindi io auguro un buon lavoro a tutti e credo che prima di tutti voglio ricordare una frase detta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, secondo cui prima di ogni nostra appartenenza viene il dovere della cittadinanza. Ritengo che questo sia una frase, un invito che va fatto veramente a tutti, maggioranza e minoranza, e credo che appunto qui c'è una squadra che rappresenterà appunto la voce di tutti i cittadini. Ci impegneremo affinché tutti si possano sentire orgogliosi della città che considerano la loro casa, e lo faremo con lavoro instancabile ed onesto. Quindi auguro buon lavoro veramente a tutti, sono a disposizione di tutti e auguro buon lavoro al Consiglio Comunale. Allora passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale, e per la trattazione della prima parte di questo punto all'ordine del giorno passo la parola di nuovo al Sindaco Luisa Russo. Presidente, scusi, avevo chiesto di un attimo la parola. Ah, guarda, io purtroppo mi hanno lasciato un coso un po' difettato. Si avvicinerà ai meccanismi in cui scusami. Presidente era ben avvezzo. Perdono. Volevo semplicemente salutare il sindaco, salutare tutti i consiglieri presenti qua, gli assessori nominati, e volevo ribadire da parte del gruppo che rappresento tutta la disponibilità a collaborare su quel progetto politico che bene o male ho visto in questi giorni, non solo in campagna elettorale, su molti punti coincide. Lei come sindaco oggi e in questi giorni ha fatto degli annunci importanti, sia su temi che abbiamo trattato anche noi in campagna elettorale, come le periferie, come la sicurezza, come anche la questione che riguarda il terzo depuratore e tutto quello che riguarda l'ambiente. Io sa benissimo che sono molto sensibile a queste tematiche, da parte mia ci sarà tutta la disponibilità possibile per aiutarvi, aiutare a portare avanti questi temi comuni. Ci saranno altri temi che magari ci vedranno contrapposti su posizioni diverse, però le posso garantire, come ho fatto già nel 2016, la massima collaborazione, e spero di ricevere, lo dico un po' ironicamente, un po' seriamente, un trattamento leggermente diverso da quello che mi è stato riservato nella precedente legislatura. Buon lavoro. Ringrazio il consigliere Sarchese, sicuramente insomma, come ho detto, ci scontreremo, dovremo discutere, ma credo e invito tutti a farlo veramente con l'interesse, per il perseguimento dell'interesse pubblico, e sono certa che riusciremo a collaborare. Insomma, questo, ripeto, ho trovato un clima molto sereno tra tutti e quindi auspico che questo clima continui per i prossimi 60 mesi. Ok, riprendiamo dalla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, per cui, come ho detto prima, passo la parola al Sindaco Luisa Russo. Allora, adesso chiedo scusa, dobbiamo procedere con l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. E la maggioranza mi ha dato l'indicazione di voler nominare come Presidente del Consiglio il consigliere Francesca Buttari. Quindi se siamo tutti d'accordo con questa nomina, possiamo innanzitutto decidere se procedere con il voto palese in sostituzione al appello nominale. E anche su questo bisogna procedere con una votazione, se non sbaglio. Quindi la prima richiesta che faccio è quella dell'indicazione di voler procedere col voto palese anziché con l'appello nominale.
Quindi chi è a favore? Chi si astiene? Chi si astiene? Chi è favorevole? Ok, all'unanimità. Quindi a questo punto le propongo come candidata per la presidenza del Consiglio Comunale il consigliere Francesca Buttari e quindi chiedo, procediamo con la votazione, chi si astiene? Chi è contrario? Chi è favorevole? Benissimo, all'unanimità quindi viene eletta Presidente del Consiglio Comunale la consigliera Francesca Buttari. Grazie a tutti. Allora, se siete tutti d'accordo, prima di passare alla elezione del vicepresidente, dico due parole. Come ho detto ai miei colleghi di maggioranza, sarò europea, quindi molto sintetica. Però innanzitutto sono emozionata, lo dichiaro, così lo sapete, sono certa che con l'esercizio del ruolo, come mi è capitato altre volte, questa emozione passerà, ma oggi sono emozionata. Intanto vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato, ringrazio la minoranza, ringrazio la maggioranza, questa fiducia la onorerò tutti i giorni con il mio lavoro, di questo siatene certi. Questo è il luogo della città, è il luogo della maggioranza, è il luogo della minoranza e viviamo un momento storico molto complicato, stiamo provando ad uscire dalla pandemia e io credo, come ha ben detto il sindaco, che dobbiamo trovare più spazio possibile per lavorare insieme. Laddove sarà possibile, servirà in questa sala consigliare anche uno spazio di lavoro comune, perché ci aspettano delle sfide importanti. Dobbiamo ricostituire il tessuto economico e sociale di questa città, che è stato fortemente compromesso dal Covid. Dobbiamo rintracciare tutti i fondi che arriveranno dal recovery, dal pacchetto Europa 21-27. Saremo protagonisti di due transizioni importantissime, la transizione ecologica e quella digitale. Potremo con questi fondi ingrandire ancora di più il sistema infrastrutturale di questa città, rivitalizzarla ancora meglio dal punto di vista sociale, economico, culturale e turistico. Questo è un treno che passa ora e poi non passerà più, quindi dobbiamo essere tutti pronti a prenderlo e a dimostrare alla città di fare di queste risorse il meglio possibile. Un pensiero va ai giovani. Oggi il presidente Macron ha fatto un provvedimento importantissimo. Ha detto che ai giovani va dato un sussidio, a tutti quei giovani disoccupati che accettano di fare un percorso di formazione. Questo è un aspetto molto importante perché in Italia c'è un numero stratosferico di giovani che non sono né nel sistema di istruzione né nel sistema del lavoro e i comuni sono una parte importantissima del sistema di istruzione, di formazione e di lavoro. Ci dobbiamo occupare del lavoro femminile che è stato massacrato dalla pandemia. Le donne sono uscite proprio così molto compromesse dal Covid-19. E io sono certa che la massiccia presenza di genere all'interno di questa amministrazione, dal sindaco alla giunta fino al consiglio comunale, ci consentirà di essere parte attiva della ripartenza delle donne. Questo aspetto ha molto caratterizzato questa amministrazione comunale e io credo che questo, insieme al rinnovamento generazionale, ma non solo generazionale, proprio il rinnovamento in termini di uomini e di donne, consentirà a Francavilla di essere protagonista politico anche al di fuori dei confini di Francavilla. Oggi lo voglio fare. Voglio ringraziare il sindaco uscente, Antonio Luciani. Scusate. Voglio ringraziarlo
con un tratto di un pensiero autentico che ho detto tante volte, l'ho detto in campagna elettorale, l'ho detto quando ero amministratore. Io credo che ad Antonio Luciani e all'amministrazione che chiude questi 10 anni questa città debba una cosa più di tutti, che vale più del porto, che vale più della ciclabile, che vale più del ponte che faremo, che vale più di tutti i progetti. Antonio Luciani insieme alla sua squadra ha creduto in una cosa e l'ha ottenuta, ed è il rinnovamento della classe dirigente. In questa assise, in questa amministrazione sono entrati per la prima volta donne e uomini che non c'erano mai entrati. Questo è un patrimonio che noi nei prossimi anni dobbiamo difendere con tutte le nostre forze, e io in questo mi voglio impegnare. Questo è il luogo della maggioranza e della minoranza, è il luogo del dibattito franco, del confronto politico, a volte anche duro, e io di questo mi voglio fare garante. Ma insieme a questo mi voglio fare garante del rispetto delle regole e dei regolamenti, perché bisogna rispettare i tempi per rispettare l'interlocutore, per rispettare chi ci ascolta da casa, per rispettare tutte le persone che ci vengono ad ascoltare. Per questo motivo il primo impegno che voglio prendere è proprio quello di proporre a questo Consiglio Comunale una revisione dello statuto, una revisione dei regolamenti, una revisione anche del lavoro delle commissioni, perché è da troppo tempo che non vengono revisionati. Invece ci servono testi moderni, all'altezza di un tempo nuovo che stiamo vivendo, moderni in termini di contenuti, di metodi e di strumenti. Oggi un pensiero va a mio padre e a mia madre, perché mi hanno insegnato che la politica è servizio e rispetto delle istituzioni, e da oggi io sono a servizio di questo Consiglio Comunale. Buon lavoro a tutti. Eccomi qua, sono sopravvissuta. Allora, passiamo alla completa trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, che è l'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale. Per rispetto istituzionale abbiamo chiesto un nome alla minoranza, che ha dato il nome di Roberto Angelucci. Possiamo procedere, credo, senza problemi al voto palese, che abbiamo già votato come modalità nel precedente punto all'ordine del giorno, e quindi chiedo al Consiglio Comunale chi si astiene, chi è favorevole, chi è contrario. Il vicepresidente del Consiglio Comunale è Roberto Angelucci, a cui va il mio buon lavoro. È una nuova emozione, grazie per... mi mancava questa nomina. È una nuova esperienza. Io inizio il 25° anno da consigliere comunale e amministratore in varie ondate, e sono felice oggi di essere qui, perché la mia candidatura era partita proprio come candidatura di servizio, al di fuori di come poi andassero le cose. E apprezzo molto le parole del sindaco Luisa e della presidente, che oggi hanno riconfermato la loro volontà di attuare bene un programma che, se accavallato, ci ritroviamo le tante nostre cose che abbiamo fatto insieme per Francavilla, e quindi sono convinto che troveremo il momento per dialogare, per farci capire, per allontanare la polemica sterile, le offese, per tornare in un momento civile. E sono certo che voi due donne
che oggi rappresentate bene la città, saprete anche trovare i modi giusti per trovare i giusti equilibri e affermare le cose delle quali siete convinte e che può darsi non condivideremo, che condivideremo insieme, ma sono certo che non saranno motivo di scontro per lo scontro, ma saranno motivo di discussione per l'incontro e per cercare di completare le cose, le tante cose delle quali la città ha ancora bisogno e che scompaia l'offesa da quest'Aula e dal territorio di Francavilla, perché la parola tolleranza nella città noi la dobbiamo eliminare perché non serve, è una qualcosa di normale e naturale che noi vogliamo continuare a sostenere. Quindi sicuramente troverete in me, ma in questo nuovo ruolo, e sono convinto anche nei rappresentanti della minoranza, troverete la piena collaborazione per discutere su tutti gli argomenti e per arrivare a trovare la migliore soluzione per la città. Buon lavoro e ritenetevi voi a disposizione nostra e noi a vostra disposizione. Grazie. Nessuno, ok? Possiamo passare al quarto punto all'ordine del giorno, comunicazione dei componenti della giunta comunale, per cui relaziona il sindaco. Grazie, un saluto al vicepresidente, grazie per le parole, l'augurio a Francesca, al presidente, quindi... adesso comunico i nomi degli assessori che fanno parte della giunta e già sono stati nominati. Allora, la giunta è così composta, ho trattenuto a me, al sindaco Luisa Russo, le deleghe dell'urbanistica, del demanio, delle politiche comunitarie, del porto, delle grandi opere, contenzioso, personale, grandi eventi, commercio e SUAP. Ho nominato William Marinelli, che è nominato come vice sindaco, assessore con le deleghe di lavori pubblici, protezione civile, contrade, sport, mobilità, viabilità e trasporto pubblico. Assessore nominato anche Laila Di Giulio, con le deleghe delle politiche sociali, dell'istruzione, della polizia locale, della pubblica sicurezza e dei rapporti con le istituzioni. Domenico Iorio è stato nominato assessore con le deleghe al bilancio e alla programmazione, società di servizi, patrimonio, statuto e regolamenti. Cristina Rapino, nominata con le deleghe di turismo e cultura, politiche giovanili, transizione digitale e sistemi informativi, pari opportunità e diritti civili. Valeria Spacca, nominata come assessore con le deleghe all'ambiente, transizione ecologica ed efficientamento energetico, agricoltura, rapporti con l'ASL, rapporti con le associazioni. Come ho detto più volte, ho seguito il criterio, ho voluto tenere presente le preferenze espresse dagli elettori, quindi ho seguito il criterio dello scorrimento tra i candidati eletti e i primi dei non eletti e sono riuscita tra loro a trovare tutte le competenze necessarie per formare una giunta fatta di assessori esperti, assessori nuovi, ma con esperienza e con capacità professionale. Credo quindi, ripeto, ho già percepito una grande energia, una grande voglia di lavorare, un grande affiatamento tra tutti e quindi sono convinta che riusciremo a svolgere un ottimo lavoro tutti insieme. E quindi se qualcuno di loro vuole dire due parole per salutare i cittadini presenti mi fa piacere, altrimenti procediamo con l'altro punto all'ordine del giorno. Sì, allora buonasera a tutti, buonasera a tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza, a tutti i cittadini, un grandissimo in bocca al lupo ai consiglieri entranti.
sono felicissimo di queste deleghe che ho ricevuto, ma direi altrettanto fortunato perché divido una giunta con quattro donne, quindi sicuramente più bello rispetto al 2016. Sono pronto ad impegnarmi per la città come del resto ho fatto anche nel 2016, ma sono straconvinto di avere a supporto mio tutti i consiglieri di maggioranza e perché no anche i consiglieri di minoranza, così mi riallaccio al discorso che ha fatto il sindaco, lavorare di squadra e lavorare bene. Grazie mille. Direi di procedere con un applauso a tutti gli assessori, se siete d'accordo. Io ho giurato di lavorare nel rispetto della Costituzione, che contiene tutti i principi cardine della nostra società, e quindi credo che tutti noi ci atterremo ai principi appunto dettati dalla Costituzione per il lavoro che faremo per la nostra città. Insomma, non, io ho giurato, ma credo che saranno i principi che saranno un punto cardine per tutti i consiglieri e gli assessori. Possiamo passare all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è appunto la nomina dei componenti della commissione elettorale comunale. Adesso procederemo con due votazioni separate, una per i membri effettivi e una per i membri supplenti. Se qualcuno mi dà una mano, grazie Gianlu. Dobbiamo nominare gli scrutatori. Sì, nominiamo gli scrutatori fra i consiglieri? Sì. Ok. Vai. Come vuoi? No, se no anche due giri. No, che non fa caso. Allora, due scrutatori. Mario? Mario Gallo? Consigliere Mario Gallo? Pierpaolo? Il consigliere Paolini, vi dovete mettere vicini e poi scrutinare le schede che arrivano dopo aver votato anche voi. E la commissione elettorale è composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti, deve essere rappresentata la minoranza e il sindaco che presiede la commissione elettorale non vota. Quindi adesso procediamo al voto dei membri effettivi. Ok. Che sbaglio, no? Dobbiamo questa fila. Scusi Presidente, dobbiamo votare tutte e tre adesso nella scheda? No, no, adesso un solo voto. Un solo voto e adesso votiamo una sola preferenza, scusate, e votiamo gli effettivi. Questo lo annullo. Sì. Accenditi il microfono. No, non è acceso. Okay. Angelucci Giovanni. Ignoranza. Angelucci Giovanni.
Jurescia, Corrado, Corrado, Jurescia, 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 Corrado, Corrado, Jurescia, Corrado, Da Mario, Da Mario, Angelucci Giovanni. Conta. 5 in Vescia, 5 Corrado, 2 Da Mario e 3 Angelucci. Questo li mettiamo a posto. Ok, dico. Allora, i 3 membri effettivi sono Antonio Jurescia, Gabriella Corrado e Giovanni Angelucci. Adesso passiamo alla votazione dei membri supplenti, per cui credo vi è... Ah no, Gianluca mi sta consegnando il foglietto. Da? No. Perché? E invece sono 16, è impossibile. Sono 16 biglietti. No, sono 15. Sono 15. Ok, sono 15. Sarchese Livio, Sarchese, Sarchese, Chiola, Solimini, Chiola, Chiola, Solimini, Solimini, Da Mario, Solimini, Solimini, Chiola, Chiola e Da Mario. 5 Solimini, 5 Chiola, Sarchese 3 e 2. 15. I consiglieri nominati supplenti della commissione elettorale sono Tiziano Chiola, Antonio Solimini e Livio Sarchese. Questa delibera va votata e ne va votata anche l'immediata eseguibilità, quindi procediamo al voto. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Nessuno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Bene.
la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Francavilla si conclude alle ore 7.40, 18.37. Grazie a tutti e buona serata. La foto, sì.